Salvatore Tamburro, consulente tributario, giusto? Sì, consulente fiscale e finanziario. Mi dice qualcosa di più sulla questione del fiscal compact? Cioè, dice Grillo, questi 100, lui dice 100, Friedman dice 80, 85 miliardi, quanti sono gli interessi sul debito che paghiamo? Dipende. Siamo sui 100 miliardi. Vabbè, fa poca differenza, sono cifre mostruose. Non possiamo più pagare, dobbiamo trovare un accordo per non pagarli più. Ma come si fa? Allora, guardi, io ho sentito varie opinioni questa sera. Il dottor Friedman parlava di crescita e occupazione. Dobbiamo cercare delle soluzioni in questo senso. D'Agostino parlava che ormai destra, sinistra non valgono più nulla perché le nostre decisioni politiche sono ormai prese a Bruxelles, dalla Troica, dall'Unione Europea, BCE e Fondo Monetario. Il problema è che non si parla, si aggira sempre il problema. Il vero problema di questo paese è che purtroppo non abbiamo la sovranità monetaria. Noi non siamo in grado di emettere la nostra moneta e siamo sempre schiavi delle banche che ce la devono prestare. E quindi questi sono argomenti che conosce bene anche la Santanchè, ovviamente, che vedo che conferma. Il discorso qual è? È che il nostro obiettivo è quello di emettere moneta in modo tale che ci liberiamo dall'euro, ci liberiamo dal diktat dei mercati finanziari. Dobbiamo invertire la nostra politica monetaria, cioè basta con l'austerity. L'austerity doveva servire a ridurre il debito pubblico, non è servita a ridurre il debito pubblico, ha aumentato le tasse, i consumi si sono bloccati, adesso abbiamo una disoccupazione al 12% e una disoccupazione giovanile al 40%, cioè siamo proprio ridotti in piena recessione economica. Invece la mia ricetta, ma che poi è quella condivisa da tantissimi italiani, è quella di una politica monetaria espansiva, cioè più spesa pubblica e dobbiamo cercare di abbattere le tasse. Per fare questo bisogna dire all'Europa non ce ne frega niente del patto di stabilità, ma infatti, oppure a proposito, provare a uscire dall'euro proprio direttamente e battere proprio allora, moneta. Così? Esatto, io sono dell'idea di battere moneta, sono dell'idea di strappare letteralmente i trattati europei, di strapparli direttamente in faccia a Draghi, Olli Rehn e i vari criminali che abbiamo al governo di queste istituzioni sovranazionali, che ricordo non sono state eletti da alcun cittadino europeo, però dettano legge sulla vita sociale e economica di 500 milioni di europei. E quindi questo è il primo passo, sovranità monetaria, politica monetaria espansiva. E poi non tutti sanno che abbiamo uno strumento giuridico che si chiama debito detestabile, che è in grado di annullare detestabile. Che è uno strumento in grado di annullare il debito pubblico. Non è nessuna novità, l'hanno già fatta in epoche passate alcuni paesi come gli Stati Uniti, quando hanno invaso l'Iraq con la finta scusa delle armi di distruzione di massa che non furono mai trovate. Cioè, come si fa questo debito detestabile? Si dice non lo pago? In sostanza il governo che arriva in carica analizza... Fatemi sentire, poi sentiamo Friedman. Prego. Allora, il governo che entra in carica, che vince le elezioni, analizza la composizione del debito pubblico. Se il debito pubblico che si è creato fino a quel momento non ha portato dei benefici alla collettività, allora è giusto non pagarlo. Giusto. Il nostro debito pubblico, 2.075 miliardi di euro, è composto essenzialmente da interessi che abbiamo pagati alle banche, e le banche sono delle SPA, sono delle società private. Chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? C'è qualche cosa che non quadra, no? C'è qualche cosa che non qua. Una volta avevi delle monete d'oro, erano le tue, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano, tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100.000 lire. Allora vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. E chi può controllare e leggere i soldi? Sono uno di Genova con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è scritto Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? D'accordo. Sulle 100.000, Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore,
e poi c'è scritto pagabili a vista al portatore. Se c'è scritto quella cosa lì, qualche cosa vorrà dire. Pagabili a vista al portatore. Prendo le 100.000, pagabili a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo. Sono il portatore. Me le può pagare, per favore? Ce l'avete scritto voi, che cazzo? Col cazzo che ti pagano, non ti pagano niente. Allora perché ci scrivono questa cosa qui? Però uno dice, ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero. La Banca d'Italia è un SPA privata. La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampo un po' e li metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi, ne stampo. Ce ne sono molti, ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un SPA, perché i soldi non dovrebbero essere così. Banca d'Italia, governatore, pagabile a vista. I soldi in un paese civile dovrebbero essere così. Repubblica Italiana e non Banca d'Italia. Di proprietà del portatore e invece di un cazzo di governatore, il capo dello Stato. Firma lui. Farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare un minimo di soddisfazione.